Allora, oggi trattiamo l'ultima parte dell'esercitazione dell'evapotraspirazione e parliamo del modello che ha sviluppato un ex dottorando del professore Michele Bottazzi durante il suo dottorato, che è il modello Prospero. Allora, il modello Prospero si basa sostanzialmente sull'idea che l'evapotraspirazione, così come appunto avviene in realtà dal punto di vista fisico, è data dalla somma di due processi, che sarebbero l'evaporazione dal suolo e la traspirazione dalla vegetazione. Questa traspirazione nel modello viene computata sia per la parte illuminata della vegetazione che per la parte in ombra, perché anche quando le piante non sono direttamente illuminate dalla radiazione solare, nonostante diciamo, non siano illuminate, esse traspirano sempre un po'. E questa aliquota di traspirazione viene computata anche all'interno del modello. Quindi noi avremo l'evaporazione dal suolo che viene calcolata tramite la relazione di Pellman-Montit con la modifica apportata dalla FAO, quindi che avete visto nella lezione precedente. Mentre per quanto riguarda la traspirazione, questa viene calcolata tramite utilizzando il modello di Szymanski-Orr, che è un modello che voi avete visto con il professore a lezione. È un modello il più attuale dal punto di vista della modellistica della traspirazione delle piante. E la particolarità del modello poi implementato da Michele è che la traspirazione che viene calcolata da Szymanski-Orr in realtà è una traspirazione che potremmo definire potenziale, cioè non tiene conto di quelli che sono gli stress che subisce la vegetazione, quindi i deficit con cui essa appunto deve vivere. Michele ha inserito questi stress, di cui appunto anche il prof vi ha parlato a lezione, utilizzando il modello di conduttanza di McFarlane, che ha sviluppato nel 2004, che è un modello molto simile a quello che ha sviluppato Jarvis, con la differenza che lo stress factor per la suzione in realtà viene sostituito con uno stress factor per il contenuto d'acqua. Quindi quello che vedremo è che lo stress factor totale, così come vedete nella slide, così come vi ha già, diciamo, vi ha detto il professore, è uno stress factor che sostanzialmente è dato dal prodotto di più stress. In particolare abbiamo un primo termine che rappresenta la conduttanza, perché lo stress di cui stiamo appunto trattando è uno stress relativo alla conduttanza degli stomi che vi sono all'interno della pianta. Quindi il primo termine, quindi questo GS massimo, è la conduttanza che si avrebbe se non ci fosse nessun tipo di stress. Quindi la traspirazione che si avrebbe nel caso in cui la pianta è nelle condizioni ottimali. Dopodiché abbiamo quattro stress, di cui il primo è lo stress relativo alla radiazione che attiva fotosinteticamente in quel momento per la pianta, e quindi per la quantità di radiazione che sostanzialmente arriva alla pianta. Poi il secondo stress è quello relativo alla temperatura dell'aria. Il terzo è quello relativo al deficit di vapore di pressione e infine appunto lo stress che riguarda la suzione, ma in particolare quello che è stato implementato da Michele all'interno del modello è lo stress factor, il water stress factor che utilizza la FAO. Quindi è esattamente identico a quello che avete visto durante la scorsa lezione con il modello di Pellman-Montit. Quindi ritroverete anche gli stessi parametri da inserire e quant'altro. Ma ora al modello ci arriveremo. Allora, anche qui il progetto è sempre lo stesso. Ho caricato il progetto aggiornato in cui vi è il SIM file del modello Prospero. Vedrete che il modello Prospero è un modello molto più complesso dal punto di vista fisico e questo implica che avremo tanti file di input da inserire, ma diciamo, di contro avremo anche diversi output. Non avremo soltanto la mera evaporazione,
e traspirazione, ma avremo anche, per esempio, la temperatura che si raggiunge nelle foglie, avremo l'area della canopy illuminata in ombra, abbiamo tantissimi, tantissimi output dal modello. Allora, il modello si presenta come al solito, diciamo, la struttura di OMS è sempre la stessa. Abbiamo la prima parte in cui dobbiamo sempre inserire la data di inizio e la data di fine, con il sito, l'ID del bacino che stiamo utilizzando e il timestamp della simulazione, che in questo caso può anche non essere orario, nel senso che possiamo fare una simulazione suboraria con un timestamp suborario, ma bisogna avere però una serie temporale di tutte le serie temporali di input devono avere lo stesso timestamp. Quindi diciamo, facendo lo stesso discorso che abbiamo fatto per tutte le esercitazioni, le serie temporali di input hanno un timestamp, che sarebbe diciamo, la distanza temporale che c'è tra diciamo, un valore numerico e il successivo, no? E questo time step deve essere esattamente uguale a quello che è riportato nel file OMS. Quindi, se il time step che noi vogliamo nella simulazione è suborario, anche quello delle serie temporali dei file di input deve essere suborario. Dopodiché, allora, questo modello, iniziamo con la parte, diciamo, parametrica del modello. Abbiamo innanzitutto i file di cui vi ho parlato nella scorsa lezione e motivo per i quali vi ho fornito tutti i dati che trovate all'interno del progetto. E sono il file DEM, che sapete cos'è, è il file che ha all'interno le informazioni relative alla quota dei punti della zona che stiamo studiando, il file del centroide che rappresenta la localizzazione del punto che noi stiamo studiando, e poi questi due campi, ID ed Elevation. ID è sostanzialmente uguale al primo ID che voi avete trovato all'interno, diciamo, nella prima parte. Rappresentano lo stesso campo. Elevation invece è un campo, è il nome di diciamo, di un campo che si trova all'interno del file dei centroidi e dovete lasciarlo appunto così com'è perché i file dei centroidi sono stati creati in modo tale da avere questo campo e sostanzialmente in questo campo è riportata la quota esatta, quindi l'altezza diciamo, del punto esatto della simulazione. Dopodiché, do-hourly lo conoscete, se è true appunto la simulazione sarà oraria, se è false in questo caso il modello saprà in base al timestamp che voi gli avete dato quale sarà appunto il timestamp. Do-fullprint è diciamo un parametro che io vi consiglio di lasciare sempre in true, in quanto nel momento in cui voi indicate appunto questo parametro pari a true, significa che volete stampati tutti gli output che il modello fornisce. Altrimenti, se lo mettete in false, il modello stamperà soltanto alcuni output, cioè stamperà solo l'evapotraspirazione, l'evaporazione e poi il flusso di calore latente che si ha appunto con le varie simulazioni. Ma io vi consiglio comunque di lasciarlo in true. Dopodiché, allora questa è la parte più importante della simulazione e quindi vorrei che prestasse molta attenzione. In questa parte praticamente noi dobbiamo inserire quali stress vogliamo usare, perché come sapete e come vi ho riportato nella formula qui in alto, gli stress che noi utilizziamo sono quattro. E questi stress possono essere accesi o spenti, nel senso che voi sapete la differenza tra evapotraspirazione effettiva ed evapotraspirazione potenziale, no? Qualcuno mi risponde per sapere se c'è questa differenza concettuale tra un'evapotraspirazione effettiva e un'evapotraspirazione potenziale? Sì, in teoria la potenziale non tiene conto degli stress idrici.
Perfetto, ok. La potenziale, detto bene, non tiene conto degli stress idrici, ma in realtà la potenziale non tiene conto di nessuno stress. Quindi è effettivamente quanto la pianta evapotranspira se lei fosse in condizione ottimale. Ora, nel momento in cui io spengo tutti gli stress, quindi noi avremo l'evapotranspirazione potenziale. Spegnere lo stress per il modello significa inserire qui in questa variabile, diciamo, booleana, inserire false. Quindi se accanto a, per esempio, use radiation stress, io inserisco false, significa che lo stress per la radiazione, quindi il primo, è spento. Mentre se inserisco true, significa che è acceso. Quindi in questo caso, quando io ho fatto questa simulazione, io avevo accesi, quindi l'evapotraspirazione che ho ottenuto era comunque un'evapotraspirazione effettiva, perché degli stress già erano accesi, e appunto gli stress erano quello della radiazione e lo stress relativo al contenuto d'acqua. Questa è la parte, diciamo, più importante perché è proprio qui che voi dovete fare vedere che differenza c'è tra un'evapotranspirazione effettiva, un'evapotranspirazione potenziale e poi con diciamo, tra l'evapotranspirazione effettiva anche il ruolo che ha ciascuno stress. Quindi anche quale, diciamo, ha più influenza rispetto a un altro. Il default stress è lo stress che, innanzitutto, non vi ho detto che lo stress è un valore che va da 0 ad 1, come se fosse una percentuale. Quindi 0 ovviamente c'è tutto lo stress, mentre 1 non vi è assolutamente stress. Per questo il default stress, che sarebbe lo stress che il modello inserisce nel momento in cui inseriamo qui come use stress tutti false, quindi nel momento in cui tutti gli stress sono spenti, il modello comunque deve sapere che valore andare a inserire. E per questo motivo noi come stress di default mettiamo 1, proprio perché in questo modo se tutti gli stress sono spenti e lo stress di default è 1, quindi non vi è stress, avremo l'evapotranspirazione potenziale. Quindi, ai fini delle simulazioni che farete, questa parte è importante perché è qua che dovete giocare accendendo e spegnendo gli stress e facendo vedere cosa cambia. Dopodiché, allora, i primi parametri che vedete in questa slide non devono essere cambiati. Vi spiego cosa sono. Il temporal step e il t-start date li conoscete. Il default leaf area index è praticamente, come vi ho detto già nella scorsa lezione, il leaf area index, con l'acronimo anche LAI più conosciuto, è un indice che ci dice il quantitativo di vegetazione che c'è in una determinata area. Ora, dal momento che il LAI, vedrete tra poco, è uno degli input di cui necessita il modello, perché se dobbiamo calcolare la traspirazione, prima di tutto dobbiamo sapere quanta vegetazione c'è. Che se non c'è vegetazione, non c'è traspirazione, banalmente. Quindi nel momento in cui, appunto, noi però di una zona che stiamo studiando X, non sappiamo in realtà, come può capitare per qualunque altro tipo di dato, non sappiamo quanto vale il LAI, quindi il leaf area index, abbiamo la possibilità di inserire qua un dato di default. In questo caso è settato a 1, potete anche aumentarlo, ma io comunque vi consiglio di lasciarlo a 1. Ovviamente questo dato di default verrà preso nel momento in cui voi inserirete come serie temporale di LAI una serie temporale di tutti Nota Number, cioè di meno 999. Il type of canopy è invece un'altra, tra virgolette, caratteristica del modello, in quanto Michele all'interno diciamo, del modello aveva implementato più tipi di canopy, nel senso di considerare per esempio una vegetazione come se fosse solo un prato,
Oppure una vegetazione caratterizzata invece da arbusti, per esempio, da alberi molto, molto grandi. Diciamo, ultimamente il modello che è stato ottimizzato in tutte le sue sfaccettature è il multilayer, che è un modello che vede una pianta come suddivisa in layer e analizza quello che succede tra i vari strati. Quindi questi, diciamo, i parametri che vedete nella prima parte della slide, io vi consiglio di non cambiarli. Stesso vale per gli altri parametri, che però vi spiego cosa sono. Questi sono i parametri relativi agli stress, ai primi tre stress, cioè allo stress della radiazione, allo stress del deficit di pressione e lo stress per la temperatura. Allora, questi stress sono, diciamo, i valori numerici derivano dagli articoli da cui appunto Michele ha preso l'implementazione, la parametrizzazione degli stress factor. E in realtà questi sarebbero dei parametri che dovrebbero essere calibrati poi nel momento in cui si fanno delle simulazioni vere e proprie diciamo, a livelli più specifici. Ma in letteratura, per quanto riguarda questi parametri, di cui alfa e teta rappresentano la pendenza di intercetto della funzione di radiazione, il deficit di pressione di vapore, il VPD0, è un valore di riferimento per il deficit di pressione di vapore, mentre per quanto riguarda i parametri di temperatura, T0 e TH rappresentano gli estremi inferiore e superiore del range di temperatura che si può raggiungere nell'intorno della foglia. Quindi questi sono comunque i parametri ottimali che da letteratura sono stati stimati, quindi anche qua io vi consiglio di lasciare questi. Quelli su cui potete lavorare, così come abbiamo visto per la parte di Perman, Montitta e FAO, sono i parametri relativi al water stress. Vedete che questa è una slide esattamente uguale a quella dell'esercitazione di Perman, Montitta e FAO. Manca soltanto un coefficiente, che è il crop coefficient, che appunto in questo modello non c'è, perché semplicemente la parametrizzazione è diversa e anche più complessa. I parametri da inserire sono il wilting point e la field capacity, di cui abbiamo già parlato nella scorsa lezione, poi la profondità radicale e la depletion fraction, che ritrovate sempre nella tabella 22 del capitolo 8 della FAO di Allen, e poi l'altezza della canopy. Questi sono parametri che ritrovate in queste tabelle in funzione della vegetazione che voi volete analizzare. Allora, andiamo agli input. Allora, il modello, come vi ho detto all'inizio di questa lezione, è un modello veramente molto molto complesso dal punto di vista strutturale. È proprio a livello anche di equazioni e quant'altro, perché semplicemente ha al suo interno tutte le equazioni che avete visto con il professore a lezione per quanto riguarda la lezione su Shimansky-Orr. E per questo motivo necessita di diversi input, alcuni dei quali già conoscete. Altri invece li vedremo adesso. Allora, il primo è la temperatura dell'aria. Al solito questo è il percorso del file che potete benissimo modificare in funzione di come e dove avete salvato le cartelle. Quindi il primo è la temperatura dell'aria, la velocità del vento, l'umidità relativa. Dopodiché abbiamo gli input della radiazione, che dal momento che appunto è difficile trovarli, li deriviamo direttamente dalle simulazioni della radiazione di cui abbiamo parlato la volta precedente e che si trovano sempre all'interno del progetto di OMS. In particolare, noi qui, diciamo, il modello necessita della radiazione ad onda corta diretta, poi della radiazione ad onda corta diffusa, della radiazione ad onda lunga diretta verso il basso e della radiazione netta. Quindi tutti gli output,
quasi tutti gli output delle simulazioni sulla radiazione. Dopodiché il modello necessita del file della pressione atmosferica. E infine abbiamo il file CSV che riguarda appunto il Diffaria Index, il LAI. Dopodiché abbiamo un file CSV per il contenuto d'acqua all'interno del suolo, cioè la soil moisture, e infine il flusso di calore dal suolo. Allora, per tutti questi input vale quello che abbiamo detto anche qui nelle scorse lezioni. Allora, il modello è certo che senza la temperatura e senza la radiazione non gira. Quindi i file più importanti per questo modello sono la temperatura e la radiazione. Dopodiché, nel caso in cui non avete informazioni riguardo al vento e all'umidità relativa, potete mettere delle serie temporali con -999 e il modello si autogestisce e ha al suo interno dei parametri di default. Quindi se non li avete mettete il file none per intenderci. Degli input della radiazione non mi soffermo più di tanto perché li abbiamo tutti, perché basta far girare prima le simulazioni sulla radiazione, dopodiché avremo tutti gli input per i file della radiazione, quindi questo non è un problema. Per quanto riguarda la pressione, vale lo stesso che ho detto per il vento, nel senso che se non avete informazioni potete appunto mettere -99 o altrimenti quello che si potrebbe fare è cercare la zona che si sta studiando, cercare di capire qual è la pressione che sia in quel punto e creare una serie temporale con uno dei notebook che vi ho preparato con quel determinato valore di pressione. Altrimenti si mette -99 e il modello ti calcolerà automaticamente la pressione anche in funzione della quota del punto. Allora, per quanto riguarda invece il LAI e la soil moisture, allora, se voi mettete un valore di LAI pari a -999, abbiamo detto che il modello si prenderà il valore di default che è 1. Però quello che vi voglio fare capire è che se noi non avessimo l'AI, noi non avremmo traspirazione. Quindi il parametro l'AI è un parametro molto importante perché ci dice quanta vegetazione c'è e quindi quanta vegetazione andrà a traspirare. Quindi se noi mettiamo 0, in teoria il modello non dovrebbe darci traspirazione, dovrebbe dare solo evaporazione dal suolo, perché comunque il modello. Ricordiamoci che calcola sia l'evaporazione dal suolo che la traspirazione. Quindi il parametro dell'AI è un parametro importante. Un altro parametro importante è il contenuto d'acqua, perché il modello, uno degli stress che ci sono all'interno del modello, è lo stress del contenuto d'acqua. Se non c'è cont cioè, se il contenuto d'acqua all'interno del suolo è molto molto basso, e quindi le piante appunto hanno difficoltà a estrarre acqua dal suolo e di conseguenza non possono traspirare. Voi immaginate che in tutto questo prodotto, l'ultimo, cioè anche se tutti gli altri stress sono pari a 1, quindi per esempio sono tutti spenti, e poi l'ultimo è 0, banalmente lo stress totale sarà 0, quindi noi non abbiamo traspirazione. Questo per dirvi che nel file della soil moisture, cioè anche questo file di input del contenuto d'acqua, è un file importante perché se voi accendete lo stress del contenuto d'acqua, dovete anche stare attenti a che file di contenuto d'acqua andate a mettere. Sarebbe per esempio interessante, accendendo lo stress del contenuto d'acqua, fare magari dopo ve lo faccio vedere, un file di contenuto d'acqua che ha una variazione durante l'arco dell'anno e vedere quindi cosa succede quando vi è un contenuto d'acqua alto all'interno del suolo e quindi il modello può calcolarsi uno stress che comunque sarà piccolo e quindi avremo traspirazione
E quando invece poi il contenuto d'acqua è molto molto basso, quindi lo stress sarà altissimo, cioè zero, perché è appunto al contrario, diciamo. E nel momento in cui è zero, appunto, non avete traspirazione. Per farvi capire e fare vedere anche poi a livello di simulazione come lavorano gli stress, perché questo è quello che noi vogliamo vedere alla fine di questa esercitazione sul modello di Prospero. Per quanto riguarda il Solid Flux, vale lo stesso discorso che abbiamo fatto anche precedentemente, potete benissimo mettere meno 9,9 se non avete informazioni. E per quanto riguarda i file CSV di input, hanno sempre la stessa struttura, e infatti vi ho riportato la solita slide, però per ricordarvi che i file devono avere una certa struttura e i notebook che vi servono che vi aiutano a formattarli. Andiamo agli output. Vedete già che io nelle scorse lezioni con i modelli di Priestley-Taylor e Penman, gli output del modello sono semplicemente due per quei modelli. Qui vedete, questa non è neanche l'ultima slide, che gli output sono molti di più. E tra gli output praticamente vediamo il calore latente della parte illuminata della vegetazione e il flusso di calore latente che si ha dalla parte in ombra. Dopodiché abbiamo il flusso di evaporazione, quindi quando c'è scritto flusso, quindi quando si parla di flusso, stiamo parlando di watt su metro quadro. Quindi abbiamo il flusso di evaporazione, il flusso di traspirazione e poi la somma, quindi il flusso di evapotraspirazione. Quindi i tre output di flusso saranno in watt su metro quadro, mentre l'output chiamato evapotranspiration, cioè evapotraspirazione, è in millimetri. Dopodiché, un altro output che abbiamo è la temperatura delle foglie della parte soleggiata. È la temperatura delle foglie che invece sta nella parte in ombra. Dopodiché, un altro output è la canopy che diciamo, la quantità di canopy che è soleggiata e la quantità di canopy che si trova all'ombra. La radiazione che invece arriva al suolo. Questo è un altro file che riguarda il flusso di calore che si avrà dalla canopy. Dopodiché abbiamo il calore sensibile e il flusso di calore sensibile dalla parte sempre al sole e dalla parte in ombra. Anche qui dopo vedremo il notebook per visualizzare gli output che ho chiamato 3 Prospero. E basta. Quindi questa è, diciamo, la parte introduttiva della lezione di Prospero. Avete qualche domanda? Scusi Concetta. Ciao. Sì, ciao Giacomo. Ma io non ho capito, cioè abbiamo un file con dei valori della vegetazione. Quando ha Dei parlato valori. di lai. Sì. Allora, nei dati che vi ho dato per quanto riguarda i bacini, ok, Sì. voi avete delle serie temporali di lai. Quindi potreste prendere quelli. Ma un'altra cosa che si potrebbe fare, che io ho anche fatto, è vedere cosa succede se con tutti gli stessi dati di input, tutte le stesse condizioni al contorno, chiamiamole così, il lai in una simulazione è 1, mentre un'altra simulazione è 5. E quindi vedere come varia la traspirazione. Ok? Questo è un tipo di simulazione che si può fare anche poi ai fini dell'esame. Va bene. Ok? E in quel caso la serie temporale di Lai ve la create con il notebook Time Series Creator.
perché è semplicemente una serie temporale, una volta con tutti 1 e una volta, per esempio, con tutti 5. Ok? Ok, ho capito. Però delle serie temporali, diciamo reali, dei vari bacini le trovate all'interno delle cartelle. Vedrete che in quelle serie temporali ci sono tanti meno 999, perché il line generalmente viene estrapolato da dati satellitari. E i dati satellitari non si hanno, cioè nella migliore delle ipotesi si potrebbero avere 2 dati al giorno, ma nella peggiore delle ipotesi anche una volta ogni 3 giorni, dipende che tipo di satellite si usa. Quindi quando trovate tutti meno 999, in realtà dopo qualche giorno un valore c'è. Ok? Quindi diciamo, le serie temporali sono costruite in quel modo perché effettivamente il dato che è stato preso dal satellite si è avuto dopo un certo intervallo di tempo, che dipende proprio fisicamente da quando il satellite passa dalla zona. Sì, tenete conto che il numero di foglie, l'area delle foglie, non è che cambia di, cioè cambia, esatto, di ora in ora, però in maniera irrilevante rispetto alla massa, quindi a meno che non si tratti di bambù, cioè, o di, però in genere, quindi avere anche un passaggio una volta alla settimana potrebbe essere non critico per questo tipo di analisi. Assolutamente. Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, io passo alla parte, diciamo, pratica. Okay. Direi benissimo. Passa alla parte pratica.